Frosinone Cremonese 2-2. Una partita che poteva essere definita appunto partita trappola, e così purtroppo è stato, perché è una Cremonese che entra molle così come col Pordenone. Quest'anno forse non l'avevo ancora vista. Primi minuti assolutamente scialbi, come per dire: ma sì, tanto il Pordenone è ultimo, vinciamo, prima o poi lo facciamo il gol, sti cazzi. Pordenone che va meritatamente in vantaggio con Camporese, perché erano già 5-6 minuti che giravano lì intorno all'area abbastanza pericolosi. Dopo c'è da dire la bella reazione della Cremonese con prima il gol di Zanimachi e poi di Strizzolo, tutto nel giro di 3 minuti, e quindi la partita si era incanalata sui binari giusti, ecco. Invece noi, come sempre, quando facciamo gol o andiamo in vantaggio, basta. Basta. Giocherelliamo. Passaggini dal cazzo qua e là, tic-tac-tac. Come per dire, sono bravo solo io. Passaggini inutili, in orizzontale. Tocchi di fino su un campo praticamente impraticabile. E non si è voluto chiudere la partita perché... Si è visto, se te spingevi il gol, altri gol li facevi. Siamo andati giù 2 volte, 2 volte abbiamo fatto gol. Quindi dopo ci siamo pacificati e basta. La partita si è un po' addormentata. Pecchia ancora una volta, però adesso le critiche se le prende perché non è più la squadra dall'inizio, ovviamente. Lo ripeto ancora, l'ho detto anche negli altri video precedenti. È una squadra in difficoltà, sbaglia. Nelle ultime 4 partite la formazione era sempre praticamente sbagliata, soprattutto a metà campo e sulla tre quarti, perché se fai sempre quei 2 o 3 cambi a inizio secondo tempo vuol dire che sbagli la formazione, punto. E allora, Baez e Gaetano, un po' di tribuna, diciamolo ragazzi, gliela facciamo fare. Baez e Gaetano sono impresentabili, impresentabili. E poi perché non ha giocato buon aiuto? 0 minuti, 0, va bene. Strizzolo che stava giocando da Dio, cioè da Dio, stava giocando molto bene, che nonostante lui sia una prima punta di peso, il ruolo sulla fascia lo stava ricoprendo molto bene, l'ha tolto, è entrato Gaetano, basta, basta. 0, basta. Ciao Marco, 0 gioco e niente. Una Cremonese che poteva andare a meno 2 dal Pisa. E quindi adesso ci ritroviamo nel treno di squadre, tutte lì, 17, 18, 19, 16. Squadra in calo, ripeto, pareggio meritato perché il Pordenone, nonostante, cioè, ragazzi, il Pordenone è scarso, l'abbiamo visto, è scarso. Nonostante tutte le sue lacune, non ha smesso di giocare, di metterci la grinta. E poi come si fa a prendere il gol al 93esimo con la squadra sbilanciata? Come si fa? Ma cazzo, ma manca 1 minuto e mezzo? Ma tienila in attacco, sbattila via e torna indietro. Boh, è 4 partite che non si vince, quindi un motivo ci sarà. Squadra in calo, Pecchia in confusione, bisogna dirlo, e alcuni giocatori devono svegliarsi e tirare fuori le palle, perché così non si può andare avanti, nel senso si può andare avanti, ma se si vuole andare ai playoff... Così non va bene, questa è la strada sbagliata e sicuramente sarà molto difficile. Molto difficile perché le altre squadre stanno venendo su, Parma, Regina, stanno venendo tutte su. E quindi bisogna svegliarsi, svegliarsi. Di Carmine non ha ancora segnato per l'ennesima volta, però almeno a me è piaciuto molto perché ha fatto molte sponde, ha lavorato di squadra. E ragazzi, il gol arriverà, non so. Cioè. A Cremona, ripeto, il problema del gol degli attaccanti c'è da quando siamo tornati in B. Adesso abbiamo la Spal in casa. Inutile dire che è tosta perché tutte le partite sono toste, si è visto anche col Pordenone. E niente, pareggio meritato perché non abbiamo fatto niente per chiuderla. E Pordenone ci ha creduto e meritatamente ha segnato il gol del 2-2 alla fine. Niente. Deluso, 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 e fuori le palle e bisogna tornare a vincere. Ci vediamo per il prossimo video, ragazzi. Con la Spal, ciao.